C'era una volta una povera vedova che viveva con suo figlio. Suo figlio Jack non lavorava perché era molto molto pigro. Ed è per questo che erano molto poveri. Mamma, c'è qualcosa da mangiare? Ho tanta fame. Ogni giorno che passava diventavano sempre più poveri, finché non dovettero addirittura vendere la loro mucca bianca, perché non potevano più darle da mangiare. La madre di Jack gli disse di portare la mucca al mercato e venderla per il miglior prezzo possibile. Così forse avrebbero potuto comprare del cibo. Sulla strada per il mercato, Jack incontrò un uomo dall'aspetto strano. Il vecchio uomo guardò la mucca e disse a Jack: «Ciao, mio caro ragazzo! Se mi dai questa mucca, io ti darò una cosa di grande valore in cambio!» Jack fu molto felice di sentire ciò. Il vecchio tirò fuori 5 fagioli dalla sua tasca. «Fagioli? Ma questi sono fagioli magici!» Jack naturalmente non gli credette all'inizio, ma l'uomo insistette. «Ascolta, giovane, sembri un ragazzo bravo e intelligente. Prendi questi fagioli magici, non te ne pentirai. Fidati di me, mio caro ragazzo.» Jack credette al vecchio uomo e gli diede Bianca, in cambio dei fagioli magici. Felice dello scambio fatto, Jack corse a casa. «Mamma, guarda che cosa ho!» Vedendo correre Jack da lei così eccitato, la mamma pensò che avesse venduto la mucca per moltissimi soldi. Ma poi, quando Jack le mostrò i fagioli magici, la mamma fu molto arrabbiata. Lanciò i fagioli magici nel giardino e mandò Jack in camera sua. «Resterai in camera tua fino a quando non te lo dirò io! E niente cena per te stasera!» Il giorno dopo, Jack guardò fuori dalla finestra e non poteva credere ai suoi occhi. Dalla finestra della sua camera vedeva un gambo crescere molto velocemente. Però non era né un albero né un fiore gigante, ma una pianta di fagioli magici. Jack saltò sull'enorme pianta dalla sua finestra. Usando le foglie, le viti arrotolate come gradini di una scala, iniziò ad arrampicarsi sulla pianta magica. Dopo un po' si trovò in uno strano posto, dove tutto era molto più grande del normale. Vide un viale pieno di fiori e una casa molto grande alla fine. Jack andò alla casa e bussò alla porta. Una donna gigante rispose: Ecco, mi chiedevo se per caso aveste qualcosa da mangiare.» «Sì, certo, ma devi sparire prima che mio marito ritorni, perché lui ama il sapore dei ragazzi giovani, hai capito bene?» Jack naturalmente era un po' spaventato, ma anche molto affamato. Non appena si sedette al tavolo per mangiare un boccone, sentì parlare da fuori con una voce profonda. «Ucci, ucci, sento odor di cristianucci, che sia grande oppure piccino, io mi faccio un bel panino!» La donna avvertì Jack. «Nasconditi subito nel forno, ragazzo!» Jack si nascose subito nel forno. Il gigante entrò in cucina e cominciò ad annusare in giro. «Sento odore di cristianucci!» «Ma che dici, caro? Sicuramente senti la carne che abbiamo dato ai gatti ieri!» Dopo aver finito la cena, il gigante iniziò a contare il suo oro.
Dopo un po' fu stanco di contare tutto quell'oro e si addormentò. Jack uscì dal forno e prese una borsa piena di oro. Lanciò la borsa giù dalla pianta magica e scese giù arrampicandosi alla pianta. Trovò la borsa d'oro che aveva lanciato e corse a casa immediatamente. Quando la madre di Jack vide l'oro, fu molto felice. Da quel giorno non sarebbero mai più stati poveri o affamati. Ma dopo qualche mese, tutto l'oro era finito. Senza alcuna altra possibilità, Jack si arrampicò sulla pianta di fagioli magici e andò alla casa dei giganti. La moglie del gigante era un po' sospettosa di lui, questa volta. L'ultima volta che sei stato qui abbiamo perso una borsa d'oro. Ma comunque accolse il ragazzo e lo invitò a entrare. Non molto tempo dopo, il gigante tornò a casa. Ucci, ucci, sento odor di cristianucci. Che sia grande oppure piccino, io mi faccio un bel panino. Vieni fuori, bel Sentendo bambino! Sentendo la finestra del gigante, Jack saltò ancora una volta nel forno. Dopo aver finito la cena, il gigante chiese a sua moglie di portargli la sua gallina. Quando sua moglie gliela portò, ordinò alla gallina di fare un uovo. Con enorme sorpresa di Jack, la gallina fece un uovo d'oro. E quando il gigante tornò nella sua stanza per riposare, Jack uscì dal forno. Prese la gallina e scappò giù dalla pianta magica. Grazie alla gallina dalle uova d'oro, Jack e sua mamma furono di nuovo ricchi. Ma dopo un po' di tempo, Jack decise di tentare la fortuna un'altra volta e si arrampicò sulla pianta di fagioli magici. Questa volta entrò in casa senza essere visto dalla moglie e si nascose dentro una pentola di rame. Poco tempo dopo, il gigante tornò a casa. Ucci, ucci! Sento odor di cristianucci, che sia grande oppure piccino, io mi faccio un bel panino. Questa volta la moglie del gigante decise di voler catturare Jack. Se c'è un ragazzo qui, sicuramente è nascosto nel forno. Naturalmente Jack si era nascosto da un'altra parte questa volta. Il gigante e sua moglie erano determinati a trovare il ragazzo, ma anche se cercavano dappertutto in casa, non riuscivano a trovarlo. Dopo cena, il gigante mise sul tavolo un'arpa d'oro e ordinò: suona. Suonando una ninna nanna, l'arpa fece addormentare il gigante. In quel momento, Jack sentiva di volere quell'arpa più di qualsiasi altra cosa al mondo. Quindi per farlo si arrampicò sulle ginocchia del gigante addormentato, saltò sul tavolo e prese l'arpa. Ma qualcosa di inaspettato successe. Aiuto! Gridò l'arpa. Jack saltò giù dal tavolo con l'arpa sulla schiena. Il gigante si svegliò e cominciò ad inseguirlo. Jack scivolò giù dalla pianta di fagioli il più veloce possibile e il gigante lo seguì. Quando raggiunse casa, Jack chiamò sua madre. Mamma, veloce, portami un'ascia! Entrambi iniziarono a tagliare la pianta di fagioli magici. E infine, la pianta di fagioli, naturalmente il gigante, caddero al suolo con un gran frastuono. Per fortuna siamo salvi. Erano salvi, certo,
ma Jack era molto pentito di tutto quello che aveva fatto. Aveva quasi perso la vita a causa della sua avidità. Promise a sua madre che non avrebbe mai più rubato a nessuno e che avrebbe lavorato duramente d'ora in poi. Da quel giorno, Jack e sua madre non furono mai più poveri. Certo, avevano la gallina dalle uova d'oro ad aiutarli, ma Jack non smise mai più di lavorare.